Cari amici, viviamo in tempi davvero interessanti. Un virus prodotto da incroci equivoci tra umani e animali ed un ordine di mammiferi placentati, detti chirotteri, ma comunemente noti come pipistrelli, ha provocato un'epidemia di proporzioni impreviste, mietendo troppe vittime e bloccando completamente l'economia globale. Dopo mesi di quarantena, blindati in casa per sopravvivere, siamo diventati dei veri cyborg. Si comunicano, lavorano e si relazionano e vivono in remoto, online, in maniera virtuale. Siamo presi tra il non umano organico e il non umano tecnologico. Una crisi epidemiologica di origine ecologica, scaturita dal rapporto opportunistico tra umani e non umani, si risolve attraverso dosi supplementari di mediazione tecnologica e tutto questo su scala planetaria. Saranno infatti le app sui nostri telefonini a controllare i tassi di contagio e la ricerca scientifica dei vaccini a salvaguardare il nostro stato di salute. Crisi ed opportunità si incrociano e si sovrappongono. Dolore e meraviglia si alternano, ansia ed orgoglio si accavallano. Viviamo in un mondo di contrapposizioni estreme e di fratture interne preoccupanti. Questa è la condizione postumana, all'incrocio tra due fenomeni in completa opposizione tra di loro. Innanzitutto la quarta rivoluzione industriale, legata all'intelligenza artificiale, la robotica, la biogenetica, l'informatica e tutte le nuove scienze dette della vita. Queste tecnologie sono al cuore del capitalismo contemporaneo, detto anche capitalismo cognitivo. Però allo stesso tempo viviamo anche dentro la sesta grande estinzione, con la crisi climatica dell'antropocene, l'epoca in cui la specie umana ha danneggiato tutte le altre specie e ha messo a rischio la sopravvivenza del pianeta intero. La condizione postumana quindi non è fantascienza né utopia, ma il mondo in cui viviamo, lavoriamo e pensiamo. È una cifra della nostra storicità, non una visione distopica, dell'avvenire. Quindi le ragioni che impongono queste discussioni sono umane, non sono interne a logiche intellettuali o giochetti accademici, ma co costituiscono una parte essenziale delle strutture materiali della nostra esistenza. Inoltre, per me, questa non è una situazione di crisi nel senso negativo del termine, ma un momento di profondo cambiamento e di creazione del nuovo. Lungi dal costituire motivo di preoccupazione o di ansia, la condizione postumana ha un'ingente forza ispiratrice, non solo per la ricerca, ma anche per la vita di ordinari cittadini. Al centro del dibattito si trova infatti l'idea complessa dell'umano, postumano, postumano, troppo umano, che abbiamo ereditato da una parte dall'umanesimo europeo ed un po' eurocentrico e dall'altra dal senso di eccezionalismo dettato da secoli di hubris antropocentrica, l'orgoglio, l'arroganza, gli Homo sapiens. La domanda che sorge come asse di interrogazione pressoché costante punta alla definizione stessa dell'umano, quale si manifesta all'interno della pratica e della rappresentazione delle scienze dette umane, nella grande università, nel grande Ateneo di Bolognese, come in tutte le università europee. Cos'è questo umano delle scienze dette umane? Mentre la scuola transumanistica basata a Oxford e diretta da Nick Bostrom situa il postumano in un avvenire lontano, che richiede grandi sforzi individuali per trasformare il vecchio umano, aumentandone le capacità, specialmente la velocità del pensiero e portarlo a uno stadio superiore di sviluppo, il mio postumanesimo critico è tutt'altra cosa. Io lo vedo come una convergenza tra il postumanesimo da una parte e il post-antropocentrismo dall'altra, sullo sfondo di questo capitalismo avanzato che ha mercificato tutti i saperi e tutte le conoscenze. Sebbene queste due linee critiche, il postumanesimo e il postantropocentrismo, poi si incrocino fra di loro, non sono la stessa cosa, sono movimenti di pensiero e di pratica abbastanza distinti. La critica degli aspetti repressivi e gerarchici dell'umanesimo, espressa per esempio dal femminismo, dai movimenti post-decoloniali, dal movimento Black Lives Matter, che è molto mobilitato in questo momento, queste critiche del dominio dell'uomo bianco, che si vorrebbe simbolo universale dell'umano, non implicano necessariamente quello dell'antropocentrismo e viceversa.
Nel pensiero della sinistra politica c'è un vero divario tra politica verde e politica rossa, come si chiamano fra di loro, come se le ingiustizie sociali fossero sempre comunque più importanti della violenza che noi tutti esercitiamo sulle altre specie animali e sul nostro ambiente nella sua totalità. L'antropocentrismo fa parte delle nostre strutture di pensiero e delle abitudini mentali che abbiamo ereditato, come se la solidarietà fosse un concetto puramente antropocentrico. Quindi la convergenza postumana non è una sintesi armoniosa. L'antropocentrismo fa parte delle nostre strutture di pensiero, di vecchie abitudini mentali, come se la solidarietà fosse un concetto puramente antropocentrico. Quindi la convergenza postumana non è armoniosa, è una transizione molto difficile, che mette in dubbio abitudini ed associazioni mentali però sprigionano anche a modo loro una grande energia. Io la vedo come un gran momento di discussione collettivo che non punta soltanto sulla sopravvivenza, come deterrebbe il fenomeno della sesta estinzione, ma anche su una discussione collettiva sul potenziamento umano. Che tipo di umani postumani siamo capaci di divenire? Cosa sarà di noi in questa fase in cui tutto è in movimento, in cui il rapporto fra le specie sta riorganizzandosi con tanta potenza tecnologica? Quindi io vorrei che questa diffusa preoccupazione circa la perdita di supremazia dell'antropos, dell'umano, diventasse invece un momento di creatività collettiva su che tipo di umani e di postumani siamo capaci di divenire. Ovviamente il contesto globale in cui funzioniamo è della grande importanza. Il capitalismo avanzato è una grande forza e le nostre università sono al centro della nuova struttura tecnoscientifica del capitale contemporaneo. Il capitale sono le nuove tecnologie, soprattutto le nanotecnologie, le biotecnologie, le tecnologie dell'informazione che ci collegano in maniera intima e globale e che ci hanno permesso di sopravvivere in questa fase difficilissima del virus Covid-19. Pensiamo alla robotica e all'intelligenza artificiale, che sono al primo posto fra le tecnologie che stanno riorganizzando il nostro rapporto a noi stessi, ma anche agli altri. Pensiamo ai robot che ci accudiscono e al ruolo della robotica in generale nella gestione dei corpi, cioè della nostra stessa vulnerabilità, della nostra stessa socialità. Pensiamo all'importanza delle reti telematiche, delle piattaforme sociali e pensiamo anche alle conseguenze piuttosto negative di tutti questi sviluppi sul piano socio-economico, sapendo che secondo l'OCSE 14% dei posti di lavoro nei paesi avanzati verranno soppressi da questi nuovi sviluppi tecnologici. Di nuovo, grande entusiasmo, ma anche grande ansietà, grande preoccupazione. E inoltre, regola d'oro del mio pensiero critico postumano, dobbiamo sempre guardare il rovescio della medaglia. Queste tecnologie avanzate, i robot, gli schemi, eccetera, proiettano un'immagine bella, pulita, iperrazionale, ma questa è soltanto una parte della verità. Basta seguire, per esempio, la gestione degli scarti elettronici, digital rubbish, come dicono in inglese, per ottenere un'immagine ben più complessa. In genere i telefonini scaduti, i portatili guasti o antiquati, i computer fuori moda, vengono rispediti fuori dall'Europa in ogni direzione possibile e in genere vengono spediti nei paesi in via di sviluppo dove è un lavoro pericoloso e mal retribuito raccolta di questi resti digitali è eseguito da giovani donne e bambini nei paesi in via di sviluppo a grave rischio e pericolo per la loro salute e benessere. Quindi c'è sempre questa dimensione ecologica di queste nuove tecnologie, c'è sempre la sesta estinzione, cioè la crisi dell'ambiente all'interno della quarta rivoluzione industriale. Al centro di tutto comunque il capitalismo avanzato è capace ormai di controllare la struttura biogenetica di tutto il vivente. Tramite il progetto del genoma umano, la ricerca sulle cellule staminali, l'intervento biotecnologico su animali, semi, cellule e piante, il capitalismo avanzato investe e trae profitto dal controllo scientifico ed economico e dalla mercificazione di tutto il vivente.
è un'economia politica molto opportunista che permette alla nostra struttura di produzione a capitale contemporaneo di controllare la materia intelligente, umana e non umana e di trasformarla in bene di consumo. E qui le nostre venerabili università sono dei grandi campioni di questo capitalismo cognitivo. Io ne vado fiera, ma al tempo stesso mi preoccupo delle conseguenze a lungo andare di questa nuova struttura postumana delle conoscenze e del sapere. Abbiamo prodotto tramite la biologia sintetica la carne artificiale, abbiamo prodotto una riorganizzazione completa della nostra agricoltura, che è pura biotecnologia. Molti di noi soffrono di una nuova sindrome che si chiama l'eco-nostalgia, quando ci vengono a mancare i paesaggi rurali della nostra giovinezza, pre-industrializzati, una specie di emozione alla ricerca degli alberi perduti, di un altro mondo e di un altro tipo di organizzazione dei nostri paesaggi. Eco-nostalgia, una forma molto profonda di tristezza in un certo senso, un lutto per la natura che conoscevamo prima di che cosa? Del suo ingresso in questa mediazione biotecnologica potentissima. E c'è tutta una letteratura, che sia fantascienza, ma anche horror e anche una letteratura lirica, poetica, su questo tipo di ecocritica, su questo mondo, piccolo mondo antico, si potrebbe quasi dire, prima di questa fase così altamente tecnologica. Quindi abbiamo all'interno del capitalismo avanzato una sfumatura delle distinzioni tra la specie umana e le altre specie, perché sono tutte sottomesse alla stessa logica di capitalizzazione del vivente. È una logica post-antropocentrica perché mette l'umano allo stesso livello delle altre specie quando si tratta di trarne profitto, di mercificarlo e di capitalizzarlo. Quindi sono le stesse condizioni del capitalismo avanzato a provocare uno slittamento della centralità dell'umano e a farci riflettere su fino a che punto si possa continuare a parlare di biopolitica senza introdurre un elemento di zoopolitica, una politica post-antropocentrica. Questo all'interno della devastazione provocata dalla sesta estinzione. Questa estinzione delle specie, questo stato di dolore e di danno perpetuo al quale abbiamo sottomesso il nostro pianeta, che Vandana Shiva già anni fa metteva in evidenza dicendo che il nostro biopotere in realtà è un biosaccheggio e che questo nostro ambiente non potrà mai sostenere una violenza simile. Bastano queste immagini del mare di plastica a commentare su fino a che punto siamo arrivati in questo pianeta danneggiato e sofferente. Quindi l'antropocene, movimento storico in cui l'umano diventa forza geologica in grado di danneggiare in maniera permanente il pianeta e tutte le altre specie, questo diciamo è il versante negativo della fase in cui viviamo, che rimette in causa la nostra responsabilità collettiva per il male che abbiamo fatto ad altri non umani. Quindi postumano, anche troppo umano, la sofferenza non è solo la prerogativa della nostra specie e abbiamo bisogno di sviluppare un discorso, una pratica di cura che si estenda al di là delle premesse che abbiamo ereditato dall'umanesimo classico. Serve una cura post-antropocentrica, post-umanistica, estesa a tutto il vivente. Pensiamo alla cosa seguente: le serre che compongono la nostra industria agroalimentare sono praticamente dei laboratori di biotecnica che sembrano navicelle spaziali in un mondo cibernetico, come mostra questa immagine. Ma il personale addetto alla raccolta dei prodotti agricoli sono più umani che mai, anzi, spesso sono quegli umani invisibili, disprezzati e marginalizzati che noi chiamiamo gli illegali, i migranti o peggio ancora i richiedenti di asilo, spazzatura umana che spesso lasciamo morire in mare. Gli effetti della migrazione come fenomeno globale
includono la creazione di spazi speciali all'interno della nostra città, campi di rifugiati, centri di cosiddetta accoglienza, che sono in realtà centri di detenzione e sorveglianza militarizzata, che producono sezioni subumane di gente che ci risulta aliena e che non accettiamo. Quindi la convergenza postumana ha la biopolitica, ma anche grandi dosi di necropolitica, di gestioni dei modi di vivere, ma anche dei modi e pratiche del morire, di lasciar morire, di non prendersi cura di chiudere gli occhi di fronte a queste forme di sofferenza, di entità danneggiate e sofferenti, altre straniere, umane e non umane. In confronto a questa situazione, io parlo, penso molto, a una specie di zoe politica postumana, piuttosto che governamentalità biopolitica tipo Foucault, diciamo, una zoe politica postumana molto più applicata e molto aperta alle altre specie. Chiaramente la situazione postumana è una situazione piuttosto scomoda, sconvolge abitudini e tradizioni di pensiero e di pratica, ci mette in uno stato di ansietà estrema sull'avvenire, su come faremo. Importanti pensatori da Habermas a Derrida, a Sua Santità Papa Francesco, si sono espressi sull'importanza di ridefinire il futuro, l'avvenire, su linee di solidarietà molto più aperte, molto più inclusive. Io sono completamente d'accordo sull'importanza di pensare insieme, riflettere l'avvenire, ma non sono tanto inquieta sull'avvenire dell'uomo come essere persona universale. Il femminismo mi ha insegnato che l'uomo, l'umano, non è un altro, che questa entità che si vorrebbe universale in realtà è molto particolare e si definisce attraverso quello che esclude oltre che quello che include. L'uomo è un termine che definisce e controlla l'accesso a modalità specifiche del potere, della normalità, della legalità. L'uomo dell'umanesimo non è un ideale, né una media statistica, è uno standard astratto che rappresenta la normalità e la normatività. E questa convenzione normativa funziona creando categorie distinti di altri sessualizzati, donne, LGBT, razzializzati, tutti non bianchi, non europei, e naturalizzati, gli animali, le piante, i virus, tutti gli altri. Questi altri sono categoricamente distinti dall'umano riconosciuto come normale e normativo, valgono di meno e non si vedono, si vedono appena, diciamo, sono appena visibili all'interno del campo epistemologico e etico dell'umanesimo classico. Per quello sono un po' in critica, in posizione critica nei confronti di questo umano. E vorrei un umano molto più inclusivo, molto più aperto, che ritiene dal vecchio umanesimo conserva alcuni tratti, soprattutto il senso di responsabilità e di solidarietà in confronto agli altri, ma che si stacca da queste distinzioni gerarchiche di altri che sono posti in maniera opposta, contraria, veramente dialettica in confronto a un umano trascendente che corrisponde a un classico normativo modello europeo, e pensare invece a un postumano più inclusivo. Noi siamo entrati nell'epoca postumana, ma questo noi non è né unitario né universale. È un soggetto fratturato dalle stesse forze che lo strutturano. Noi è un complesso eterogeneo, è una. Un insieme che contiene gli umani, i non umani, sia organici che tecnologici, tutta la mediazione tecnologica. E la questione di che tipo di soggetto potremmo essere se pensiamo a noi stessi come un complesso eterogeneo, una serie di alleanze con altri umani e non umani, è la grande questione della nostra epoca. Che tipo di soggettività per noi postumani, che tipo di etica per noi postumani? Come fare per spostare
le assi sessualizzate, razzializzate, naturalizzate delle esclusioni e proporci un altro modo di soggettività, un altro modo di inclusione che non squalifica immediatamente gli altri, che non separa l'umano dall'animale, l'organico da altre specie, che resta aperto su una forma di convivenza che è anche co-costruzione del sé e dell'altro. Se le nostre università, se la nostra scienza è stata in grado di ricostruire veramente le basi del vivente, se abbiamo un progetto genomico di dimensioni così sofisticate, se abbiamo una un'industria biotecnologica e se abbiamo una biologia sintetica capace di produrre nuovi tipi di specie, da Dolly in poi abbiamo clonato e creato organismi di ogni tipo e di ogni costituzione grazie alle cellule seminali. Se abbiamo tutto questo, se questa è la nostra forza bioconoscitiva, possiamo sicuramente darci un'immagine di noi stessi, una rappresentazione della nostra soggettività che è all'altezza delle complessità della nostra scienza e della nostra tecnologia, perché il postumano ce lo siamo inventato noi, non è caduto dal cielo. È la nostra svolta zoe egalitaria che è in questione qui. Non stiamo parlando di invasioni di alieni o di fantascienza prossima avventura. Quindi io vorrei delle soluzioni materialiste, reali, pratiche della condizione postumana, di questa fusione tra l'umano e il tecnologico, nozioni chiave sempre la trasversalità delle relazioni, il rapporto responsabilizzato agli altri. È molto importante per me l'etica affermativa, cioè non soltanto la critica, il rifiuto, la messa in discussione, ma una proposta collettiva di come fare per cambiare. Io penso che la grande questione dopo questa epidemia sarà non tornare come prima non si torna, ma come cambiare, in che direzioni, che tipo di soggetti nuovi possiamo diventare. Che tipo di economia è necessaria adesso che sappiamo che basta un virus, il nemico invisibile, a fermare tutto, a fermare il mondo intero e che la grande ubris e l'arroganza umanistica e antropocentrica non, di se stessa non basta, non serve a nulla, in effetti è un ostacolo per andare avanti. Come facciamo per costruire un immaginario sociale che sia meno avvelenato di quello in cui stiamo vivendo? E l'immagine del veleno è quella prescelta da Spinoza per definire il male nel suo versante sociale di violenza e di negatività. Come inserire all'interno dei nostri spazi sociali grandi dosi di affermazione, di speranza, di valori condivisi che vanno al di là della sopravvivenza, di poter diventare altri insieme. Io penso che ricomporre questo senso comune di un'umanità che riconosce le proprie differenze e le fratture interne, ma si autodefinisce come unità sul piano etico, sul piano della solidarietà, come riuscire a far condividere differenze con un profondo senso di uguaglianza, la vecchia questione di sempre, la questione di tutti i movimenti politici, come combattere con gli strumenti critici del pensiero per riuscire ad imporre visioni alternative, altri modi d'essere. Quindi l'etica dell'affermazione di alternative condivise da soggetti, da noi, non come soggetto già dato e preso per scontato, ma un processo di divenire collettivi, diventare altro che l'umanesimo classico e altro dell'antropocentrismo classico, un'etica del divenire comune che è già politica, che afferma un'altra soggettività, che accetta i limiti dell'individualismo e vuole andare oltre queste strutture di pensiero molto ormai datate e che ci fanno anche soffrire nel senso che ci separano, che sono un po' alienanti nei confronti delle realtà che noi viviamo. Penso che per leggere l'attualità, per poter sentirsi a casa nel mondo contemporaneo, dobbiamo reinventarci,
soggettività libere, trasversali, postumane, e far pace con tutta quella parte della nostra esistenza che non fa più parte dell'umano tale quale noi lo conoscevamo prima. Prima di che cosa? Prendiamo questa crisi, questa epidemia come un punto fondamentale. L'artista italo-australiana Patricia Piccinini, che vive e lavora a Melbourne, ma ha la famiglia originaria di Reggio Emilia, quindi dai nostri, in risposta all'epidemia del Covid-19 ha lanciato una campagna artistica militante intitolata Ma c'è posto nei vostri cuori anche per questo? Con questa immagine stupefacente di questo ragazzo pipistrello, ibrido umano e non umano, multi ed intraspecie, isolato, maledetto da tutti, solo ma diffuso globalmente. Immagine quasi inversa di ciò che noi stiamo diventando, noi tutti, in un mondo danneggiato e sofferente, ma che va avanti anche senza di noi. Ma ci sarà posto anche per noi in questo mondo che non ci appartiene più. Benvenuti alla condizione postumana. E come sempre, essendo un ottimista quasi patologica, penso che potremo farcela insieme, con coraggio, con grande onestà e con quel pizzico di allegria che comunque fa parte della nostra cultura. Auguri a tutti.